Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come sapete, ormai è finito il CES 2020, dove le varie aziende di tecnologia e innovazione hanno portato tanti prodotti che arriveranno a breve sul mercato ed altri che usciranno prossimamente, o addirittura altri che magari non arriveranno mai sul mercato. Però in questa fiera della tecnologia e dell'innovazione partecipava anche la 00 Robotics, la marca di droni che è venuta alla ribalta ultimamente, qualche settimana fa, perché ha presentato il V-Copter. Come vi ricordate, questo drone con solo due bracci e due eliche, e in più con una caratteristica esagerata, cioè con l'autonomia di 50 minuti. Quindi la 00 Robotics era sì presente con il V-Copter, che vedrete qua sul canale, perché è un drone secondo me tanto innovativo. Quindi qua sul canale lo vedrete, iscrivetevi, seguitemi, perché qua vedrete vari confronti tra il V-Copter e gli altri droni. Quindi è prenotabile già dal sito della 00 Robotics, anche se il prezzo è aumentato, perché è passato dai $699 ai $990 attuali. Probabilmente le richieste sono state talmente tante che hanno deciso di aumentare il prezzo. Comunque è prenotabile e le spedizioni inizieranno a febbraio. Ma non è di questo che volevo parlarvi, quanto di un altro prodotto che la 00 Robotics ha portato qui al CES 2020, un prodotto che non è ancora sul mercato, ma uscirà probabilmente quest'anno. È ancora con un nome in codice, con un nome che non sarà sicuramente quello ufficiale, che è Project D. E ragazzi, è un drone sotto i 250 grammi, sì, è un drone da 249 grammi, è il primo e vero rivale presentato del DJI Mavic Mini. Sì, perché questo DJI Mavic Mini, drone fantastico ma unico, nel senso che non ha rivali per il suo peso e le sue caratteristiche tecniche. Ovviamente eravamo tutti in attesa che le altre aziende portassero un rivale del DJI Mavic Mini, e finalmente un'azienda, la 00 Robotics, l'ha presentato. Adesso lo guardiamo insieme, e ha sicuramente due caratteristiche che lo rendono veramente differente dal Mavic Mini. Adesso gli diamo un'occhiata, poi ne parliamo ancora. Allora, facciamo partire il video. Ok, questa è la ragazza della 00 Robotics che era presente al CES 2020, e il drone, ragazzi, è questo, veramente interessante, perché ha anche lui, con la filosofia della 00 Robotics, due bracci e due eliche. Ha un gimbal, lo vedete, quindi ha tutto quello che ci può interessare. Ovviamente non sono ancora state dette tutte le caratteristiche tecniche, ma ragazzi, guardate, ha l'autonomia di 50 minuti, perché ormai la caratteristica di questa azienda è i 50 minuti. Infatti avete visto la scritta: benvenuto nel club dei 50 minuti di volo. Quindi ragazzi, cosa dire, sicuramente un rivale del DJI Mavic Mini, assolutamente, perché avete visto che ha già un gimbal, e quindi già lo porta sul piano del Mavic Mini. Però con questa caratteristica, come per il V-Copter, anche se il V-Copter è un drone da 730 grammi se non sbaglio, questo è un drone che starà sotto ai 250 grammi, sempre con due eliche, due bracci, ma con un'autonomia anche lui di 50 minuti. Quindi addio preoccupazioni dei tempi di volo. Veramente con una batteria ci si stanca di fare riprese video, secondo me. Con una, massimo due batterie, veramente si diventa esausti, ma già con una secondo me si è stanchi di volare. Ragazzi, finalmente un produttore ha portato un'alternativa al Mavic Mini. Sicuramente ne arriveranno altri nei prossimi mesi, perché ovviamente le aziende che producono droni di un certo livello adesso hanno anche lo scopo di avere un drone sotto i 250 grammi, perché comunque è una fascia di mercato importante in Europa e non solo. Quindi ragazzi, sperando di vederlo presto, non si sa il prezzo, non si sa la risoluzione della fotocamera, queste cose non sono ancora state dichiarate, a parte che avete visto, vola, pesa meno di 250 grammi, ha un gimbal perché lo si è visto, e ha questa autonomia di 50 minuti. Quindi sicuramente innovativo, come lo è il V-Copter secondo me, ma qua ancora più affascinante per il discorso del peso, e che è il primo rivale presentato, anche se non ancora disponibile alla vendita, del piccolo Mavic Mini. Quindi aspettando che arrivi qua sul canale il V-Copter, questo drone con solo due bracci e due eliche, stiamo anche in attesa e vi terrò informati sulle novità di questo Project D, che è il nome che ha attualmente questo drone, ma probabilmente si chiamerà V-Copter, Falcon Mini, cioè una cosa del genere secondo me. Quindi aspettando di avere qualche notizia in più e qualche specifica tecnica in più, state qua in ascolto su questo canale, iscrivetevi perché vi terrò informati a riguardo. E quindi ragazzi, in attesa che arrivi il V-Copter Falcon qua sul canale, vi saluto, vi lascio un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto, e se vi va, e ovviamente ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial. Ciao!